Gentili telespettatori, un cordiale saluto, uno spettacolo di gente incredibile e accorato di Bari nel Palasport Losito, nella città natale di Felice Moncelli, nell'ambito del suo titolo internazionale IBF dei pesi super welter. Andiamo adesso ad assistere ad un incontro importante, un importante rientro sul ring, quello di Mirko Ricci. Mirko Ricci, ex campione italiano, certamente gli appassionati ricorderanno la sua disavventura nella prima difesa del titolo a Roma, subì poi un'aggressione armata e riportò delle ferite in quella circostanza. Ed eccolo qui, proprio siamo nello spogliatoio con Mirko Ricci, più determinato che mai a tornare protagonista nella categoria dei medio massimi, per tornare a scalare non soltanto quel titolo italiano che lasciò per cercare un titolo internazionale che poi non si concretizzò, ma per ambire ad altri traguardi. Quello che vedete è Leo Ciula, il pugile di origini camerunensi, che di fatto combatte sotto la bandiera della Germania. È un pugile esperto, un 34enne che ha collezionato molte vittorie all'inizio della sua carriera e poi sono arrivate tante sconfitte. L'ultima, quella contro Tony Kraft. È un pugile che non dovrebbe impensierire più di tanto il rientro di Mirko Ricci, ma come sappiamo bene, all'interno delle 16 corde è sempre meglio tenere la guardia alta. Intanto io saluto Nino, benvenuti qui al mio fianco, saluto la regia di Dario Barone, saluto altrettanto al nostro pubblico che ci ascolta e con attenzione, anche perché questa sera ci sono degli incontri piuttosto interessanti da vedere. Assolutamente. Intanto l'organizzazione è della BBT Production, Davide Buccioni Boxing Team, che ha presentato un bel incontro tra Damiano Falcinelli e Riccardo Pompeo Mellone sulle quattro riprese, incontro vinto da Falcinelli. Poi abbiamo avuto anche un altro bel incontro tra Valerio Rinaldi e Walter Fiorucci. Ma eccolo qui, Mirko Ricci, è allenato da Alessandro Filippo. Ci sono 10 anni di differenza con Leo Ciula, lui 24-34, questo simpatico e irriverente spesso durante i match pugile tedesco. Ricci ha 14 match in totale, 12 vittorie, 4 per KO e 2 sconfitte. Le due sconfitte sono ad opera di Dominik Bösel, match in Germania molto difficile che probabilmente aveva vinto, ma il fattore casa ha pesato troppo, e poi con Emanuele Barletta nel primo assalto al titolo italiano. Di partenza vediamo un vantaggio sicuramente per il nostro Mirko Ricci nella statura, è una statura di molto superiore a quella di Leo Ciula, che è tutto sommato un, potrebbe essere la statura di un peso welter o di un peso medio, contro un Mirko Ricci strutturato molto fortemente, è un pugile che solitamente mena le mani sul ring, sa fare il pugilato ma sa anche picchiare forte. Intanto 17 in totale i titoli di Leo Ciula, con 9 vittorie di cui 8 per KO, le prime 9 vittorie, e poi 8 le sconfitte, però tutte sconfitte maturate, come dicevamo, nell'ultima parte della carriera, quando probabilmente ha incominciato a vedere la sua attività pugilistica più che altro come un mestiere per racimolare del denaro, più che un progetto per portare avanti un sogno. Forse poi ha rivisto un attimo le cose e magari si è rimesso a fare il pugilato in maniera molto più seria, molto più precisa, con molta più passione, e questa sera vedremo se queste sue premesse e promesse si realizzeranno.
Arbitro dell'incontro è Giuseppe De Palma. A distanza delle sei riprese, questo è il primo match dopo quel vile aggressione armata che subì all'altezza dello stadio olimpico di Roma, proprio quando stava andando a festeggiare la sua prima difesa al titolo italiano. E Ciula molto a veloce, piccoli come passi sempre. Avanza a piccoli passi, tiene costantemente sotto sguardo il nostro atleta. Mirko Ricci ha il suo jab sinistro che è lunghissimo, che se lo usasse come compete farebbe delle grandi cose, perché vedete adesso l'ha allungato ed è arrivato naturalmente a fermare l'azione di Ciulla che attaccava. A questa sua box che ormai gli appassionati conoscono è veramente poco ortodossa, ma evidentemente è funzionale, molto veloce Mirko Ricci e riesce a piazzare spesso dei colpi molto pesanti. Vedo che usa bene il jab, fa bene a utilizzarlo, perché con un avversario di molto più basso di lui e con le braccia anche di molto più corte potrebbe ricavare dei grandi frutti, ma non deve giugioneggiare come sta facendo adesso, che non serve a nulla. È la sua caratteristica, lo sappiamo, lo conosciamo molto bene. Intanto l'attacco di Ciulla che ripetiamo sì, è certamente inferiore sulla carta a Mirko Ricci in questo contesto, ma questo non deve da sottovalutare, no, esatto, assolutamente esatto, perché l'esperienza al pugile di origini camerunense non manca. Ha combattuto anche con pugili importanti e a livello internazionale. Adesso deve incassare questo gancio largo sinistro che non è arrivato a segno come avrebbe dovuto, perché fosse stato sarebbe stato un colpo pericoloso, ecco, molto. E deve stare attento a queste cose, a questi colpi così isolati. Cambia guardia, mette avanti il destro il nostro Mirko e ritorna in guardia normale. Se Mirko Ricci vuole giocare, ha trovato il partner ideale. È un pugile che ha subito anche una sconfitta per aver mostrato ripetutamente all'avversario la lingua, faceva delle linguacce, come del resto in passato abbiamo visto fare a Mirko Ricci. Finisce intanto questa prima ripresa, una prima ripresa tutto sommato di studio per entrambi. Abbiamo visto qualche bel colpo da parte di Ciulla e altrettanto l'abbiamo visto da Ricci. Andiamo ad ascoltare il maestro. Devi stare tranquillo, respira. Marco Dianade, stavo chiesto. Saverio, ascoltami. Hai visto quanto è lento quel gancio destro? Ce l'hai avuto due volte. No, passare. Ce l'hai avuto due volte. Aspettalo. Respira. No, a me stanno a far bagno, no. Basta, oh. Respira. Ce l'hai avuto due volte. Ce l'hai avuto due volte. Non vuole l'acqua fredda in testa. Sta più calmo. Hai visto come ti dai gancio destro largo? Devi fare un piccolo. Sposti troppo. Devi spostare di meno e rientrare col destro forte. Di meno, se sposti troppo non c'è più lo spazio per rientrare. Non so, tu come ti muovi? Beh, piano piano, però non ti muove troppo, stai lì, lui è lento, hai capito? Devi spostare mezzo passo di meno e rientrare col destro, non uscire troppo. Abbiamo ascoltato Alessandro Filippo, il suo tecnico che lo allena da tanti anni. Inizia la seconda ripresa. Il medico della serata di questo incontro è Giuseppe Macchiarola, speriamo che non serva ovviamente. È sempre bello il jab di Mirko Ricci, se viene portato con più frequenza, perché avrebbe un grande effetto. Arriva, ecco, si sono toccate le due facce. Ovviamente, sì, come dicevamo, vuole giocare ha trovato gesti il compagno, di sfida, gesti compagno di sfida ideale, perché veramente non si tira indietro questo Ciulla nero di Germania. Ciulla non accetta questa sfida fatta in questa maniera, preferisce parlare con i pugni. Per una volta trova un avversario che gioca più di lui.
è molto chiuso Ciulla ed ha evitato questi colpi da vicino del nostro Ricci. E mostra anche di divertirsi parecchio Mirko Ricci in questa circostanza. È abile ad togliersi d'impaccio, ad uscire, è una delle sue caratteristiche. Beh, questo è, che sta facendo va bene, i colpi lunghi, sì, portati in maniera secca da lontano. Ecco, però il momento del gioco poteva starci, ma adesso meglio che Mirko Ricci rientri nei ranghi e pensi al match, pensi soprattutto a testarsi contro un avversario che da vicino è anche pericoloso. Esatto, senza sottovalutarlo. Il gioco del gatto col topo va bene per qualche istante, ma poi ecco, così appunto lo ha sentito questo gancio sinistro. Sì, ha traballato il destro per un ancora attimo. Cerca di dare pressione Mirko Ricci. Devo dire che sembra anche una differenza di peso tra i due. No. La struttura no, ma la struttura del nostro è veramente imponente rispetto a quella di Ciulla. Beh, è più lungo, Ciulla è più largo, parecchio più largo. Sì, ma... Il montante sinistro è arrivato a segno, montante basso, dimostra di essere anche molto resistente Ciulla. Non a caso gli ultimi match tutti persi, sì, ma non ha mai rischiato di finire KO. Beh, l'importante sarebbe che il nostro pugile avesse le energie per arrivare in fondo muovendosi come sta facendo ora e disperdendo più purtroppo delle energie preziose. Esatto, è vero anche che questo è il rientro. Ascoltiamo il tecnico. Respira, hai fatto una presa perfetta. Ascolta, questo è zero. È zero. Allora, l'hai visto il gancio sinistro a uscire? L'hai visto il gancio sinistro di K in piedi, eh? L'hai visto? Adesso devi fare solo una cosa. L'occhio spaccato. Sì, fermati, guardami, guardami. Tu hai fatto destro e gancio e basta. Guarda che devi fare. Destro, gancio, sposta più vicino che metti pure l'altro destro. Destro, gancio, destro. Ma devi rimanere più vicino e poi vai via. Ok. Destro, sinistro, gancio, sinistro, destro, questo sinistro, è lo schema consigliato dal suo angolo. In effetti quel gancio sinistro in uscita, che è un po' la specialità di Mirko Ricci, era arrivato a segno proprio alla mascella di Ciulla e il tedesco l'aveva sentito. Eccolo qua. Ah, sono bei questi colpi. Grazie a Dario Barione che ci mostra nuovamente le fasi salienti della seconda ripresa. Siamo alla terza. Vediamo quale sarà la reazione di Ciulla dopo due round che sono andati piuttosto male per lui. Molto attento, accorto da vicino. Si incrociano i diretti destri, ma arriva prima quello di Mirko Ricci. E non può essere diversamente, esatto, perché è mezzo metro più lungo il braccio di Ricci. Ecco la lingua, come vedete, la caratteristica di questo pugile, però rischia, con Ricci. Il montante di Ricci, la lingua della scordi. Si riprende. Certo. In guardia destra, con il destro avanti che riesce comunque a toccare il suo avversario e continua a giugioneggiare. D'altra parte è il suo modo di fare, anche se non è bello. Hai fatto dimostrare la lingua di prendere in giro l'avversario, come avete visto fare da Ciulla. Non indispettisce minimamente Mirko Ricci. In altri casi l'avversario può risentirsi. Mirko Ricci assolutamente non è sensibile a queste cose. Molto bravo. Certamente, continuando a vincere dei combattimenti con questi avversari, Mirko Ricci si troverà di fronte anche a quelli di un altro livello. Esatto. E allora lì probabilmente capirà che non deve fare queste cose, perché
queste mani troppo basse con i guantoni, lo abbiamo sempre detto, è a pendolone, a pendolo, no, non lo deve fare perché può malincoglierle. È vero, è una sua caratteristica, evidentemente riesce a portare i colpi nel miglior modo possibile, cioè nel modo più sciolto possibile. Sì, sì. E poi spezza il busto sempre molto in avanti, quasi ad invitare l'avversario, per poi coglierlo in controtempo. Adesso sì, è alle corde, si lascia massaggiare alle corde, poi una replica, però tutto sulle braccia. Fino a questo momento non abbiamo visto dei colpi puliti, colpi netti. Ecco, il jab, sì, jab di Ricci sin dal primo istante è sempre arrivato molto, molto bene, però sono tanti i colpi che Ricci porta a vuoto. Colpi portati da lontano che arrivano in maniera precisa, poi da vicino cambia atteggiamento e porta i colpi che non sono quelli che dovrebbe fare per avere effetto sull'avversario. Sentiamo cosa hanno da dire. All'ascolto, è fatta, devi solo bloccare, non c'è problema, Nico. Non devi, quando vi capita che vi legate, tienilo di più. Match è brutto. No, è perfetto, è bellissimo. Lo devi toccare col sinistro, B, tocca, tanti colpi, B, stai in netto vantaggio dei punti, B, B, tocca, non cerca la bagarra. Ogni tanto provi, ma boh, basta, e vai via. Devi risparmiare le energie. Questo spera Nucala è finito, c'ha gli occhi chiusi, non si regge più in piedi. Devi toccarlo, Mirko, pure in guardia mancina, ogni tanto, guarda, Mirko, Mirko, guardami, ogni tanto, fintalo sinistro, fintalo, fintalo, fintalo. Questa avvio io. Allora, sì, no, quello che mi ha stupito, Nino, sì, è quando Mirko Ricci ha detto, dice, è un brutto match. Sì, invece sì, certamente non è un bel match, non però è bello perché è il, fatto, suo, il suo modo di combattere che non è bello, ma no, d'altra ma parte probabilmente lui vorrebbe fare di più, vorrebbe fare anche qualcosa di diverso e non è soddisfatto assolutamente della sua prestazione, voleva un altro rientro probabilmente. Comunque siamo al quarto round, c'è ancora margine per poter far vedere delle belle cose, certamente sì, è in vantaggio. Su questo non c'è dubbio. Su e Ciula. No, è in vantaggio. No, no, è in vantaggio Ricci su Ciula. Sì. Ecco ancora. Anche lui adesso si è messo a fare la stessa cosa. L'arbitro Giuseppe De Palma, non so se lo conosce, ma non c'è match in cui lui non faccia quel gesto. Quel gesto. Saltella e colpisce con il jab, poi con il destro, scioglie le braccia, disorienta l'avversario, si muove costantemente con il busto. Che succede? Hai capito, Nino, perché probabilmente sta parlando, sta dicendogli qualcosa. Forse protestava sull'atteggiamento di Ricci? Sì, sull'atteggiamento di... Probabilmente stava le dice delle parole che lui non gradisce. Beh, i colpi diretti di Ricci però sono belli, precisi. Dovrebbe continuare in questo modo e farebbe un bellissimo incontro e ne farebbe sempre anche degli altri belli incontri. Solo che si perde giugioneggiando, muovendosi, giocando. Beh, evidentemente per lui il pugilato è un gioco e si sta divertendo così. Si sta divertendo, sì. Con Ciulla lo può fare. Ha un'abilità nel cambiare guardia costantemente, Mirko Ricci, è un'abilità notevole. Con quelle braccia lunghissime potrebbe risolvere il combattimento in poche battute, perché sono dei colpi che portati da quella distanza, da quella potenza che lui ha, potrebbero dare dei risultati enormi. Ma
Eccoci che va. 10 secondi al termine e finisce questo quarto round. È un match che si sta avviando ad un verdetto ai punti. Onestamente alla vigilia immaginavamo un finale più rapido, vista la fame che aveva di tornare sul ring di Mirko Ricci, viste le caratteristiche, pensavamo potesse finire così. Sentiamo intanto il suo tecnico. Non devi faticare. Quando tiri troppi colpi, sprechi, guardami. Guardami. Oh. Quando viene. Oh, quando viene, guardami. Guardami. Chiuditi, passo indietro piccolo e destro forte. Un destro e vai via. Questo sta giù, è il finito, Capito? Non ti buttare in troppi colpi. Si dice. Certo. A destro. Appunto, non ti mette mancino. Non ti mettere mancino. Stai in guardia, chiuso. Quando viene che è lento, guardami, spiccolo passo e vai col destro. Non andare quattro passi indietro. Se no non puoi più rientrare. È sacrosanto. Ma certamente. È che lui si muove, balla, corre, salta. È un divertimento il suo. Ma peccato perché per quello che sa fare, quando lo fa bene, è un peccato che non lo faccia sempre. Altro jab. Destro. Sinistro. Poi Ciulla riesce rientro. Comunque a toccarlo, ma avete visto sì, con quale rapidità poi ha girato? Il rientro però di Mirko è stato tempestivo e ha portato un bellissimo diretto destro, sinistro, destro. Eia. Credo che ci sia un richiamo ufficiale per Ciulla per il suo atteggiamento. Sì, certamente. E così è. Infatti viene richiamato un richiamo ufficiale e poi, o almeno sì, no, sì. Non so se è stato ufficiale il richiamo onestamente. Mi sembrava. Si è rivolto ai giudici. Attenzione che è inciampato Mirko Ricci. Sì. Quindi sì, un richiamo ufficiale. Per le qualità atletiche di Mirko Ricci mi dispiace vederlo fare questi gesti e questi movimenti, perché se facesse un combattimento per quelle che sono le sue peculiari qualità di atletiche, fisiche, certo, anche un talento che sicuramente talento, farebbe delle bellissime cose. Peccato. Intanto rumoreggia il pubblico presente, soprattutto la tifoseria numerosa come sempre di Mirko Ricci, che dopo ecco quella spinta, quel capitombolo e il tentativo di aggredire da parte di Ciulla, evidentemente ha smosso gli animi. Cosa c'è? Cosa succede? L'arbitro questo, lì. Questo è un po' inconsueto come. No, lì. Non c'era il gong. Non è finita la ripresa. Probabilmente cosa nella confusione. Ecco adesso. È un gong però che si sente poco. No, si è sentito bene, il problema è che non era suonato. Quello. Non era suonato. Evidentemente nel frastuono. L'angolo di Ricci pensava che la ripresa fosse finita e quindi è entrato, l'avversario ha visto, pensava anche lui di non aver sentito la campana. Ascoltiamo. Uno, due sposte e te ne vai. Babam, via. Babam, via. Ok. Babam, e le via. Ultime raccomandazioni, ma di fatto giù, la sesta ripresa e ultima
quando lo vuoi far venire, guardami, boom, boom, boom. Questi sono ghiaccio, quello là, aspetti che scarica lui. Questo è il cartellino dell'arbitro che sta segnalando il richiamo ufficiale. Che fa? Sì, sì. Oh, lui te fa gancio destro, te fa gancio destro e gancio sinistro, tu li subisci, guardami, come lui finisce, bim bam! Dentro, porco dici, dentro il gancio. Mirko, andrà benissimo. Devi stare più tranquillo. Adesso è la ripresa tua, eh? Ora ti diverti, ok? Ok? Adesso ti diverti. In velocità. Ultima ripresa di questo rientro pesi medio massimi di Mirko Ricci, sperando che sia l'inizio di una seconda carriera brillante per il pugile romano. Beh, questo potrebbe servirgli soltanto per rassicurarlo che di essere ancora nelle condizioni migliori di prima. Certamente. Ma dovrà però rivedere un attimo quelli che sono gli atteggiamenti che sta mostrando sul ring e che non deve fare, perché non serve a nulla per fare il pugilato. Ma fantasia, fantasia e destro, Nino, io credo che sono sempre delle componenti di valore aggiunto. È chiaro che, come hai detto tu giustamente, con avversari a livello continentale, se non addirittura mondiale, forse sì, bisogna cambiare anche. Ecco, allora credo che avrà bisogno di incontrare un avversario di quelli veri, di quelli importanti, e allora capirà che queste cose non si devono fare, perché verrà punito. Allora capirà che dovrà tenere sulle mani e fare quello che serve per vincere un combattimento contro un avversario forte quanto lui. È anche vero, Nino, che nella prima ripresa abbiamo visto un Mirko Ricci partire più composto, con le braccia alte, più attento. Poi è stato trascinato nella goliardia da un pugile che probabilmente è ancora più di lui propenso a così allo scherzo, al gioco. Intanto manca 1:10 al termine di questo incontro, preludio a un match difficilissimo, quello di Felice Moncelli contro Dudon Belinga. Sarebbe stato bello vedere qualcosa di più in questo incontro, in questo rientro, ma di un pugilato tecnico, quello che. Però consideriamo la lunga sosta che Ricci ha dovuto sostenere suo malgrado, ecco. Quindi. Si lamenta che lo sta spingendo dall'alto al basso. Comunque questo pugile ha confermato ecco, è finito l'incontro. Ha confermato questo pugile di essere particolarmente resistente. Sì. Beh, fisicamente e si è divertito anche Leo Ciula. Sì, sì. Contento lui. Non sono sicuro però che non abbiamo assistito ad un combattimento di pugilato, diciamo la verità. Questo era tutt'altro, era un gioco per far divertire. Fosse stato in un circo sarebbe stato divertente. In una sala dove si fa il pugilato, no, non va bene. Peccato, perché abbiamo un pugile, il nostro Mirko, che potrebbe farci vedere delle bellissime cose e arrivare anche a dei bei risultati se solo volesse, potesse, facesse, certo, quello che le chiediamo e di quello che abbiamo detto fino a questo momento di non dover fare.
Allora, questo è il verdetto. Vince questo incontro ai punti De Predetto Mirko Ricci. Una vittoria nettissima, alla fine è arrivato anche l'abbraccio. C'era stata, come avete visto, la linguaccia di ripicca da parte di Mirko Ricci, più che doverosa a Leo Ciula, che l'aveva sbeffeggiato per tutto il match. Non è tutto il pubblico d'accordo con Mirko Ricci, che lo sta gridando parole che forse non merita, ma che forse serviranno a farle cambiare atteggiamento un'altra volta. Va diretto allo spogliatoio, non si ferma, e noi andiamo avanti perché, come detto, c'è questo importantissimo incontro per Felice Moncelli, babyface, questo giovane di 21 anni, campione italiano dei super welter, che affronta per la prima volta la distanza delle 12 riprese, non ha neanche combattuto per le 10 prima di questo momento, quindi una distanza doppia, tranne ovviamente il titolo italiano che ha conquistato, è una distanza doppia rispetto a quella che lo ha accompagnato nella sua biennale carriera professionistica. Si è preparato a dovere, ha curato ogni dettaglio nella palestra Phoenix di Roma, dove si è di fatto trasferito per la preparazione prima di ogni incontro, e staremo a vedere se l'idolo di Corato riuscirà a vincere questo titolo internazionale IBF contro un pugile sulla carta più quotato di lui, questo Diudon Belinga, che ha all'attivo, adesso andiamo alla scheda perché la memoria è un qualcosa che non ci appartiene. Ha fatto 12 combattimenti. Eccolo qui, sì, esatto, 18 in totale, 12 no. Le vittorie 12. E 5 le sconfitte con un pari. Comunque ha combattuto per titoli internazionali in ben 2 occasioni e qualcosa in più, almeno sulla carta, possiede rispetto a Felice Moncelli. Allora, forse abbiamo sì il tempo per lanciare un minuto di spot pubblicitario, quindi è linea alla regia e poi torneremo qui al Palasport di Corato. Allora, bentornati in diretta dal Palasport, lo sito di Corato in provincia di Bari, per questo titolo internazionale IBF tra Felice Moncelli e Diudon Belinga. Eccolo qui, Diudon, pugile di Limoges, come detto un pugile che ha la sua bella esperienza, 29 anni, al peso 68 kg e 900. Felice Moncelli è leggermente più alto, tra qualche istante farà il suo ingresso nel palazzetto, è emozionato perché ovviamente è tra la sua gente, ci sono i familiari, gli amici, i conoscenti, c'è tutta la sua Corato. È il tifo degli almeno 3.000 che assiepano il palazzetto dello sport, rende difficile poter decifrare anche quello che il ring announcer Felice Valerio Lamanna sta pronunciando. Eccolo qui Felice Moncelli, questo ragazzino, noi la prima volta che l'abbiamo visto combattere nel 2012, e stavo quasi per chiamare il telefono azzurro, ho detto non è possibile far combattere i bambini. Ma non vi lasciate ingannare, perché dietro questa faccia da bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, ma insomma da queste sembianze così giovani, da adolescente, c'è un fighter vero e proprio che affronta
il match più difficile della sua giovane carriera. Lui da dilettante ha collezionato 26 vittorie, 10 le sconfitte, 6 pareggi. Felice Boncelli da ragazzino aveva anche un possibile futuro nel calcio. Sì, è stato detto anche che avrebbe potuto fare carriera in quello sport che lui ha disdegnato, non ha voluto ed ha pensato soltanto al pugilato, uno sport più duro sicuramente di quell'altro che lui ha preso, e dalla faccia che ha non sembrerebbe un battante, non sembrerebbe il combattente per antonomasia, il combattente per passione proprio, e invece ha una grande passione di questo sport che vuol fare con grandi successi. Intanto abbiamo visto la spinge di Udon Belinga, molto concentrato. Felice Boncelli è assistito dall'allenatore Simone D'Alessandri. Questa è la presentazione ancora ufficiale di questo incontro. E Felice Boncelli sta per diventare una delle punte di diamante della scuderia di Davide Buccioni, che annovera già, oltre a Mirko Ricci che avete seguito, anche Valerio Ranaldi, Massimiliano Buccheri e altri pugili di spessore. Molti che abbiamo già visto, seguito e ammirato. Assolutamente. Ecco, 68 kg e 500 alla bilancia ieri ha fatto registrare Felice Boncelli, in pratica 300 grammi di 400 grammi di differenza, che sono nulla di fatto rispetto a Udon Belinga. Belinga che si presenta con un fisico scolpito e Vincenzo veramente temibile, braccia robustissime, e in pratica tutto il peso di Belinga è dalla cintura in su, torace, braccia, gambe sottilissime, per contro Boncelli ha le gambe robuste, quindi eccolo lì doveva finire il la differenza peso. Tanto l'inno francese. È stato accompagnato anche in coro da alcuni presenti, transalpini crediamo, anzi immaginiamo, lo diamo per scontato. E adesso tutti in piedi per l'inno d'Italia. Thank you.
Felice Boncelli, che sembra avere un entusiasmo alle stelle, ha sciolto il busto, ha fatto il vuoto, ha cercato comunque di riscaldarsi seguendo le note dell'inno di Mameli. L'incontro, due atleti di struttura completamente diversa, differente, ma che vedremo poi quello che ne scaturirà, anche perché la struttura di Bellinga è veramente di grande atleta, ma non sempre è sufficiente per battere un avversario meno dotato. Lo sappiamo. L'arbitro dell'incontro è Massimiliano Bianco. Ricordiamo, titolo internazionale IBF, International Boxing Federation, dei super welter. La distanza è quella delle 12 riprese. Prima di iniziare ci sarà un minuto di ricordo per il maestro storico della box Roma San Basilio, Carlo Maggi, scomparso alcuni giorni fa. Una grande figura del pugilato nazionale, Carlo Maggi. Applauso e un ricordo per Carlo Maggi, un grande maestro della boxe. I due pugili vengono condotti al centro insieme ai rispettivi tecnici per ricevere le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro Massimiliano Bianco. E dà inizio questo incontro che ne siamo certi sarà molto molto emozionante, aperto a qualsiasi soluzione. Non c'è un favorito, almeno per una volta non possiamo dire che un pugile si presenta con qualcosa in più, e quindi vivremo nell'incertezza, ripresa dopo ripresa. Primo round, subito guardia destra per Don Bellinga. Si muove con molta circospezione, indietreggiando, ha portato un diretto sinistro, ancora quel sinistro cerca di tenere da mancino, com'è, con il destro avanti, col sinistro dietro, per fermare l'azione di attacco del nostro Boncelli. E Boncelli, anche lui aspetta, ovviamente la strada è lunga, soprattutto deve cercare di studiare attentamente i movimenti dell'avversario, deve cercare soprattutto di incrociare i colpi dell'avversario disponendo di una estensione inferiore rispetto a Bellinga. È una delle strade possibili, quindi incrociare i colpi, e poi quando è alla sua distanza sa fare bene il lavoro al corpo. Certo che come mancino Boncelli ha la possibilità di portare il suo destro. Riceve un Bellinga, montante sinistro allo stomaco Bellinga. Felice Boncelli, ecco ancora il sinistro diretto di Bellinga. Bellinga è molto veloce. Boncelli attacca piano piano, sta vedendo quello che va a succedere, perché ancora non è certo il destro di quello, e poi che andrà a fare. Il gancio di Boncelli che va a vuoto, ma continua a inseguire
Velinga adesso lo pressa all'angolo, non lo molla. Una serie di ganci e montanti che vanno a segno. Esulta la gente, riceve anche una gomitata nel parapiglia Moncelli. La replica con l'1-2 di Bellingà. Questo è stato lo sprazzo di fuoco della prima ripresa. Bello il destro di Moncelli. E sono molti i destri che dovrà portare contro il mancino francese. Ormai 10 secondi al termine. È stato un round di studio proprio, perché entrambi hanno provato qualche colpo, molti dei quali sono finiti a vuoto, in modo che significa che non hanno capito la posizione dell'avversario e quale che dovrà essere. Ascoltiamo la loro tattica. Ricordate Filippo, le traiettorie, quando siamo vicini, l'acqua, quando siamo vicini da sotto a sopra, Filippo, da sotto a sopra. Hai visto che quel gancio se lo spari così non va a segno? Oh, ascoltami. C'è acqua para dentro. Felì, ascoltami. La gamba avanti, hai visto quel destro? Se parte con la gamba avanti lo trovi. Gamba e colpo, ok? Poi sopra e devi chiudere sotto. L'abbiamo provato 100, hai visto? Fa quello che abbiamo provato. Fa quello che abbiamo provato. Sopra, sopra, sotto. Si è messo mancino. Spara alla fine sto montante a bordo lo stomaco. Dai Felì, va bene così, ok? Bellingà è un pugile alla portata del nostro Moncelli che vedremo naturalmente nel seguito del combattimento quello che saprà organizzare per portare la sua migliore scherma. Tanto è il secondo round. È elegante, spettacolare anche il lavoro al corpo di Bellingà, non sono convinto però sulla potenza dei colpi. Esatto. Cosa che invece Felice Moncelli, a dispetto di un fisico più imberbe, ha. Carica molto di più i colpi Moncelli. Moncelli aspetta di arrivare a portata per scaricare le sue bordate, perché è quello che lui vuole, però la velocità di Bellingà non gli permettono di avere attimi di titubanza, attimi di studio. Deve partire immediatamente con i suoi colpi. La sensazione è che Felice Moncelli abbia iniziato questo match per completarlo prima del limite. Se è in grado di farlo, ben venga. Altrimenti però va a scapito dovrebbe cercare della tattica, comunque di esatto tattica e riserve di energia. Non ci dimentichiamo, 12 riprese, è una distanza doppia rispetto a quella che lui ha sempre sostenuto. Torniamo a ricordare, l'unica eccezione è il titolo italiano. Adesso è entrato molto bene con colpi, il destro, quattro colpi arrivati a segno che hanno lasciato veramente un'impronta. Un secondo round come il primo, a mio giudizio in favore di Felice Moncelli. Proviamo ad ascoltare l'angolo di Bellingà, che non sta parlando. Non parlano. No. Allora torniamo da Moncelli, poi torneremo dai francesi. Prepari gamba, addome, fai una scarica sopra, sotto, oppure parti da sotto, capito? Quando parto da sotto verso sopra lo prendo. Ciao, capito? O
Le traiettorie le abbiamo lavorate, sono quelle però. Okay. Devi chiudere sulle diagonali, capito? Se vai dritto non lo trovi, okay, perché quello si muove questo tronco. L'azione che abbiamo fatto prima. Si muove molto anche. Bellinga, è perfetto. Fuori i secondi, second side. Va bene così, eh? Terzo round. Staremo a vedere se riuscirà Felice Moncelli a mettere in pratica i consigli del suo tecnico. Felice è un pugile giovane, ma è molto serio e sa ascoltare, non si distrae. Da vicino deve portare per primo i colpi dell'avversario, anticiparlo, e invece adesso è stato lui anticipato da un destro di Bellingà. Bellingà e Mancino con il destro avanti. Ecco, queste sono le serie di colpi che Mancelli deve portare, ma devono essere troppo un po' larghe. Più precisi, devono essere più stretti. Troppo larghe, lì diventa un po' una roulette russa, può incappare nel colpo d'incontro dell'avversario. Certo. Ci vuole meno veemenza forse, perché siamo soltanto agli inizi. E Bellingà è un pugile pericoloso per la sua struttura. Troppi colpi a vuoto quelli di Moncelli. Non si tira indietro, Bellingà risponde. E qualche colpo di Bellingà è arrivato a sì, segno. Con la stessa frequenza. È anche molto preciso. E riprende con il lavoro, con il jab destro, poi passa sotto e rimane alle corde. Certamente da vicino Moncelli è pericoloso. È pericoloso perché i suoi colpi corti, stretti, arrivano a segno e fanno male. ...40 secondi al termine di questa terza ripresa. Una terza ripresa che forse Moncelli non va ad aggiudicarsi. E sono sempre più i colpi del francese che arrivano a segno. Il jab che va a segno. Si presenta un match molto difficile per Moncelli. Perché i colpi da lontano di Bellingà purtroppo troppo spesso arrivano a segno. Entrambi poi hanno lottato con le ombre proprio negli ultimi secondi. Vediamo se adesso i francesi hanno qualcosa da dire. Tu li gagni su là, c'è un problema. Sono veramente di poche parole. Sì, dice che non c'è un petit peu de vitesse. Et tu vas le dominer. Là, tu le gagnes normalement. Tu le domines pas, tu le gagnes normalement. Tes uppercuts, super. Et sì, même quand tu as fait la guerre avec lui, tu étais au bon niveau. Bon stanno dicendo che sta andando bene lui così. Sì, molto tranquillizzante, devo dire, il tecnico di Bellingà. Evidentemente c'è un lungo feeling. Lâche pas la pression, monte le régime si tu peux. Gentiment, gentiment. Addirittura gentiman. Quindi con maggiore, con meno veemenza. Moncelli deve arrivare a segno con più precisione, non deve sprecare tutte quelle azioni con colpi a vuoto. Ecco, così, così a vuoto. E lascia lo spazio poi a
Bellingà per rientrare. Anche questa passata è stata una ripresa che Mongelli non si è aggiudicata in modo chiaro. Sembra più confuso Felice Mongelli in questo quarto round. Sono molti colpi a vuoto, non riesce a trovare il suo avversario. Che invece lo trova molto bene. E ferma la sua azione. Eccolo il destro, tolta entrato. Questa è stata una bella azione di Mongelli. Ovviamente si trova in buona posizione per contrastare un mancino. Mi riferisco alla posizione del corpo, non è proprio frontale, ma è leggermente sulla destra di Bellingà. Però questo non basta. Adesso è Bellingà che dimostra di avere un po' di timore ad accorciare la distanza. Ma questa è l'iniziativa di Bellingà che per primo arriva a segno. E ancora i colpi di Bellingà. Eccolo il destro di Mongelli. Deve arrivare qualche colpo preciso di Mongelli, perché altrimenti i colpi, anche se non potenti, di Bellingà alla fine riempiono il paniere a suo vantaggio, a suo favore. Bravissimo Mongelli, il secondo jab è entrato. È così che deve fare. Ancora il gancio sinistro di Mongelli che è arrivato a colpire la testa di Bellingà. Ultimi secondi di questo quarto round, è un quarto round che ha visto un Mongelli un po' più ordinato nella sua azione. Sì, ha migliorato molto in questo round. Scambi di colpi che sì, si equivalgono da anche una parte da come Mongelli. Dall'altra. Sentiamo Simone D'Alessandri. Hai visto quando usi la velocità come vai a segno? Bam, bam, bam! Non cerchiamo di metterlo per terra. Non fa questo di 12 minuti. Oh, fermale! Bam, bam, bam! Capito? Bam, bam! E se si chiude, ci abbiamo la botta sotto. Lascia perdere i ganci sopra, capito? Prima sotto. Oh! Tom, tom, tom! Ce l'hai, non famo altro un palestra. Tom, tom, tom! E tanto va a segno. Se viene, viene, ti ho detto non cercare il capo. Certo, al bersaglio grosso si sbaglia meno. E se si portano i colpi con buona intenzione, si può arrivare. È questo che deve fare, come gli è stato suggerito. E tu cosa faresti se fossi al suo posto? Porterei colpi al bersaglio grosso, prima di tutto perché sopra è molto più veloce di testa e si muove molto con le spalle e si sposta molto, perciò lui, che è più basso, più grosso, più breve, più brevilineo, deve arrivare vicino e lavorare al corpo. Ecco, il gancio destro e sinistro di Bellingà è una arrivato. Una risposta immediata. Ecco il sinistro di Bellingà che sorprende controtempo Felice Mongelli. È certo che Bellingà è più veloce con i suoi jab e probabilmente la guardia destra di Bellingà confonde un po' Mongelli, che non è in grado di contrapporsi con dei colpi ripetuti, immediatamente replicati a quelli dei Bellingà. Il sinistro sentito da Felice Mongelli, che scuote il capo come per dire sì, questo è stato buono.
non deve lasciare comunque spazio e iniziativa a Belinga. Sta bene a lavorare con il jab, ma dovrebbe cercare di utilizzarlo soltanto per aprirsi la strada e avvicinarsi poi e fare quel lavoro che Nino Benvenuti stava dicendo. Bellissimo quel destro, ma deve essere replicato immediatamente doppiato con un sinistro e non deve fermarsi. Ecco, i colpi di Moncelli questa volta hanno avuto effetto, Belingali ha sentiti e ancora i colpi di Moncelli arrivano e lasciano il segno. Le teste da prima che si stanno toccando, sfiorando fino a questo momento, sì, per fortuna non ci sono state ferite. Palazzetto dello Sport, non è caldissimo. Bellissimo, ma... il diretto destro di Moncelli, ancora l'attacco di Moncelli. L'attacco destro che è stato accusato proprio da Belinga. Trova comunque il coraggio e l'energia per replicare prontamente il gancio sinistro. Ancora i colpi di Moncelli a segno. E il destro corto. Bravo Moncelli. In questa parte del combattimento, del round, ha saputo fare le cose migliori. È una ripresa che si è aggiudicato molto bene. Deve proteggersi, Felice. Però attento a non andare incontro. La sua grande generosità non deve tradirlo. E scoppia il tifo, tutti i piedi per incitare Felice Moncelli. Ascoltiamo l'angolo. Ascoltami, stavo andando per terra, ma non lo devi cercare a fa cazzotti come prima. Hai visto quel destro veloce, destro, gancio destro ancora, perché quelli passano, braccio dietro, braccio avanti, braccio dietro, il terzo destro va sempre a segno, non uno solo, e quando stai vicino doppia, okay. Che ti ho detto? Allora, comunque un avversario difficile avanti, questo per Moncelli. Poi, quando stai vicino di riva, doppia, doppia. Dai, senza far cazzotti, perché lui rientra sempre, rimane là lui. Tutti sono sempre. Bello il destro di Moncelli. Sì, è difficile per Moncelli, hai detto. In che senso? Sì, difficile per Moncelli perché c'è la replica immediata ad ogni azione sua da parte del Belinga. Ah, ecco. Sì. Certo. E lui la replica deve sapere evitare i colpi che sono pericolosi. Siamo al sesto round, al termine di questo match saremo alla metà. Sì, alla metà. Doppio montante destro di Belinga, pregevole. Sì, sa fare anche delle belle cose Belinga. Bello. Ancora i colpi di Belinga in questa parte del round e si muove molto velocemente e arriva a segno con dei lunghi colpi dritti. Deve proteggersi il più possibile Felice Moncelli. Eccolo, e questo è il momento. Bello. È entrato con il destro, poi insiste con i montanti e i ganci. Molti di questi vanno a segno. È caparbio Belinga, è caparbio, continua a. Ma abbiamo visto una bella azione di Moncelli. Viene una bella attaccato. Azione di Moncelli che ha messo Belinga alle corde e ha scaricato una serie di colpi pregevoli, bellissimi. Il jab sinistro, il montante sinistro, il gancio ancora, sinistro. Ancora, bene. Ancora. Bravo Felice. Bel momento questo per l'italiano. E deve insistere perché vediamo che Belinga non cede, non si ferma sulle azioni di Moncelli e replica immediatamente. ...40 secondi di questa sesta ripresa, una sesta ripresa
Ha visto diverse belle azioni di Felice Moncelli e per questo crediamo che possa essersela aggiudicata. È lui che sta facendo il match, tiene il centro del ring stabilmente. Sì, è bello anche il destro di poc'anzi. E un altro e ancora. E ancora, è così, ah. Ha raggiunto il punto del mento di Bellingham. Ed è arrivato alla fine di questo round conquistandosi in maniera pulita. E alla fine sta facendo la sua box, sta ascoltando i consigli dell'angolo, ma c'è molto molto di suo. Ecco, questo è un lavoro sempre pericolosissimo. Grande scambio di colpi, ma è stato Moncelli che ha portato i colpi migliori, quelli più precisi, che sono arrivati al corpo di Bellingham. Vediamo se parlano i francesi. Non fai gagner di l'eau. Tu la tamena, ça y est. Dès que tu mets de la vitesse, il y a deux niveaux d'écart. Sì, Nino, sta dicendo un richiamo alla, ad essere più veloci in pratica. On attaque le septième là. On est à mi-combat. Ha gagné 5 rounds. E mi sembra anche molto affaticato però per come respira. Sì. Per devo come sta seduto. Sì, devo dire che è un francese molto molto stretto e qualche difficoltà ce l'abbiamo. Sì. E se ce l'ha perfino Nino Benvenuti, che per metà è francese. Da parte di moglie. Da parte di moglie. Allora è la settima ripresa. Subito il pugile di origini camerunensi al centro, avete visto anche il pantaloncino con la bandiera, da una parte quella francese, dall'altra parte quella del Camerun. Al centro del ring entrambi che si studiano, parte francese con colpi a vuoto. È Moncelli che dovrebbe avere l'iniziativa. Sì, non deve aspettare troppo. Però sì, è vero Nino, è giusto non aspettare troppo. Troppo aspetta. Però abbiamo visto in ogni occasione l'abilità difensiva di Bellingham e soprattutto il grande movimento di tronco. Quindi, e poi se si tira un po' il fiato, tutto sommato non fa male. Però certamente non gli deve lasciare l'iniziativa. Ancora il destro, però non è riuscito a evitare la replica con il jab destro di Bellingham. Un sinistro corto di Bellingham. Ecco, deve evitare di... Allora, l'attacco deve essere determinato. Perché in questo modo l'attacco suo va a vantaggio di Bellingham, esatto, che scarica i colpi in maniera più precisa. E dalla meglio alla fine della contesa. Deve stare attento Bellingham con i gomiti. Ha incrociato bene e poi purtroppo però ha dovuto accusare questo sinistro Moncelli. Questa sera l'arbitro Bianco veramente non sta lavorando, per fortuna. Sì, non ci sono stati break né stop. E ancora si incrociano i diretti. Ecco il montante destro, è entrato il gancio sinistro e ancora il montante destro. Un buon momento per Moncelli. E adesso però dovrebbe prendere la distanza, è inutile continuare a rimanere lì e ad aspettare la reazione di Bellingham. Stanco Bellingham. Sembra così. Ha rischiato tanto Moncelli. Però è arrivato il destro di Moncelli. A fine round. Non si sottrae mai a nulla Felice Moncelli. Questo potrebbe essere
Fino adesso è stata la sua fortuna, ma allora, speriamo che in futuro non sia la sua sfortuna. Sentiamo, ascolta, l'angolo. Se vuoi recuperare devi stare lontano, capito? Non recuperare a media distanza, perché lui ci arriva uguale. No, non sta aperto. Ma hai preso dei colpi stupidi. Sta ripresa, sei stato tutto il minuto e mezzo all'inizio, passivo. E non va bene. Vuoi recuperare? Ti muovi, ti muovi. Quando stai lì che devi fare l'azione, devi essere convinto. Sei lì convinto. Che stiamo a fare qua? Che volevamo fare? Dobbiamo vincere. Ecco, allora devi essere convinto. Andiamo avanti, felice, chi sinistra e chi destra. Dai. Oh, uno, se vuoi andare avanti, uno, blocchi e entri. Uno, blocchi e rientri. Capito? E doppia sti colpi, cavolo. Non stai tutta l'altra una volta. Vediamo se è servita questa chiacchierata dell'angolo. Beh, Felice Moncelli è un ragazzo molto intelligente e nonostante l'età è già un ottimo professionista, e intendo dire non solo a livello tecnico ma proprio come serietà professionale, esatto, e quindi cercherà di mettere in pratica quello che gli ha detto il maestro. È conscio di quello che sta bellissimo, facendo e che può ancora fare. Il destro, sì, bellissimo, destro incrociato. In effetti, se riesce a incrociare i colpi è il destro di Acchitto e poi lavorare al corpo, potrebbe, ecco, cioè avvicinarsi, però non lavorare non va bene. Eccolo, come l'hai detto, ha portato due colpi che sono andati a segno. Si stanno comunque esaurendo le energie di entrambi, è inevitabile. Certamente, perché stanno facendo un lavoro incredibile. È un lavoro allo sfinimento, è quello di Moncelli. C'è da sperare che il francese ceda e che... Via di lì, riprendere la distanza, riprendere la distanza, via. Questi sono i momenti più pericolosi. O comunque, se vuoi stare vicino devi portare dei colpi, non puoi, esatto, fermarti. A 21 anni Felice Moncelli sta affrontando il suo match più difficile. Giovanissimo. No. Ecco il destro che è arrivato. Il destro è arrivato nonostante l'incertezza d'Acchitto. Ecco, ancora da vicino. Colpi così che arrivano al segno. Ecco, sì. Non si deve scoprire però in questo gioco, perché Belinga ha dimostrato in più di un'occasione di essere maestro del lavoro a due mani, uno dentro uno fuori. Eh sì. E sta facendo un lavoro di grande velocità Bellinga. Tanti colpi. Fischi del pubblico ingiustificati nei confronti di Bellinga, che dopo il break dell'arbitro era ripartito subito, ma è legittimo. Ma no, è un momento favorevole proprio per Bellinga questo. Sì, questa ottava ripresa io credo possa essere assolutamente di Bellinga. Sono state delle serie di colpi che sono arrivati a segno in modo preciso. Lo sapevamo che sarebbe stato un match molto difficile per entrambi, un match che è fatto di tecnica, di cuore e di muscolarità. Un bel gancio sinistro è arrivato a chiusura dello scambio di colpi. E sentiamo Moncelli. Che Moncelli ha colpito all'altezza del naso. Sei stanco? Bellinga. Devi essere lucido, mi devi ascoltare. Quel lavoro, hai visto, a doppiarlo qua, va bene, però non devo finire passivo. Allora lega, hai finito l'azione? Vuoi recuperare un po'? O leghi, o te ne vai sulla schiena sua, che abbiamo fatto? Mancino, dove vai? Devi andare di là. Devi flettere su sta cazzo di sinistra, capito? Bum, 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 ogni volta te ne vai. Abbiamo fatto 108, come lo fai il perno? Fletti il perno e te ne vai di là. E certo, sapientemente il maestro ha visto che il suo assistito comincia ad essere anche un po' stanco, e quindi se proprio devi recuperare non rimanere lì a media distanza.
E sono azioni queste che Bellingham sta imponendo. È un momento di passività, di rilassamento pericolosissimo, molto, in cui è difficile resistere ai colpi. Nono round, sono quattro ancora riprese da fare, un terzo del match, e non è poco. Sono le più difficili. È ancora come una fionda il jab di Bellingham. Così composto. E poi, scelto il momento opportuno, entrare in modo deciso, senza dare la possibilità invece di interrompere, intralciare quelle che sono le intenzioni di Moncelli. Bellingham è molto veloce ancora e riesce a toccare il nostro Moncelli con dei colpi non potenti ma precisi. Vedete che colpi precisi arrivano. Eccolo, ecco, il Moncelli, destro. Molto bello quel destro. È là che deve intromettersi nell'azione di Bellingham per le vie interne. Ecco il montante sinistro, ma soprattutto il gancio sinistro. Finalmente, alla punta del mento di Bellingham. Una bella azione di Moncelli, che è arrivato con quel gancio destro, è arrivato al volto di Bellingham. È molto abile a correre lungo le corde Bellingham. È il destro ancora di Moncelli, il sinistro di Bellingham. È bello ancora il destro. Colpo incrociato di Moncelli. Una grande fatica questa per Moncelli, che scarica dei colpi che non sono molto precisi, ma che fortunatamente tengono l'avversario alle corde. Un altro destro a segno, per essere un brevilineo rispetto a Bellingham. Comunque ne ha piazzati parecchi di colpi dritti incrociati, segno di grande tempismo e di precisione. E ancora sta dimostrando un grande temperamento. Eccolo ancora una volta il dietro destro, il terzo destro della combinazione. Moncelli sta dimostrando veramente di avere un grande temperamento. Viene incitato dai pugliesi raccolti a Corato. È supportato da una grande preparazione il pugile italiano. Bravo, bella ripresa questa, almeno nel finale. Vediamo se è contento il suo coach. Oh, ascolta. Una ripresa esemplare. La ripresa l'abbiamo vinta. Quello devi fare. Per Moncelli. E adesso dovrebbe continuare su questa strada. Due riprese, non lo devi mollare. Ok? Decimo, undicesimo. Abbiamo finito. Ce la vado a fare tre riprese. Oh, lo devi imbracciare. Come stai sotto, lo devi chiudere. Ce la facciamo. Stupendo veramente. È quasi il pugile che incita il suo maestro. Grande determinazione. Un grande temperamento, Moncelli. Grande temperamento, bel carattere. Davvero, veramente. Sono certo che adesso saprà dare quello che ha mostrato nel round precedente. Mi raccomando, concentrato, forza. Ancora il destro di Moncelli. È stato appoggiato quel destro. Però è arrivato a segno. Gancio sinistro, poi è andato a segno. Bisognerebbe che arrivasse con un colpo di quelli da knockdown. Un colpo preciso. Bello questo destro.
deve avanzare lui, Moncelli, e mandare l'avversario indietro. No, il pubblico esulta, ma è stata proprio una scivolata e forse è stata anche una storta alla caviglia per Bellingà. Probabilmente è inciampato su uno dei banner pubblicitari che sono a bordo ring. È un po' dolorante. Sì, ma diciamo che è un modo per respirare, prendere fiato. Certo. Comunque tanto il cronometro viene interrotto, sì. E per cui quello che si deve fare si farà. E questi destri in cui c'hanno ad essere appoggiati, però. Comunque sempre più convinto, determinato, Felice Moncelli. Ah, sicuro, certamente sta facendo un bellissimo combattimento, anche se non demorde il francese, perché continua a battere, ribattere, controbattere ai colpi del nostro pugile. Viene anticipato adesso dal jab di Bellingà. Per primo. Quando è così vicino a Bellingà non deve fermarsi Moncelli, perché Bellingà ha le braccia più lunghe. Ecco, così devono arrivare i colpi. I colpi devono essere stretti stretti per vie interne. Bello. Ecco, ancora due. Bello questo round. Stupendo. Sta facendo... ancora è il momento di provarci. Mancano 25 secondi, ancora. Moncelli veramente dimostra di avere una grinta. Sì, una grinta, un cuore, una generosità. Grande difficili energia da misurare. Sì, il pubblico lo sostiene naturalmente, anche se c'è la replica adesso del francese. Ma Moncelli comunque arriva a segno con due colpi in chiusura di round. Gran bella ripresa, vinta da Moncelli. Bellissima questa ripresa. Ah, che meraviglia. Meraviglia. Emozionante. Che volevo dire? Sentiamo. Gli ultimi due round? Sì. Che si prospettano come i più difficili, certamente. Oh, vieni, ascoltami, spura qua, vai, oh, ascoltami, devi chiudere sotto, hai visto quell'azione, braccio avanti, braccio dietro, quando metti il sinistro, devi mettere sempre sto destro, sempre, non c'è più un colpo solo, bam, non c'è più un colpo solo, dai, 4 colpi dritti voi, dai, vai lì. Devi ragionare. Anche da queste immagini. Vai le braccia basse. Ci dà l'idea veramente della vittoria di questo round in maniera chiara da parte di Moncelli. Senza alcun dubbio, adesso Moncelli è in vantaggio per la conquista di questo titolo internazionale IBF. È un approccio a livello internazionale che non è valido per alcuna corona, però aiuta e non poco a fare graduatoria per quelle che sono invece le corone vere e proprie, ad iniziare dal contesto europeo, esatto, continentale, anche se credo che sia prematuro poter ipotizzare un qualcosa del genere. Deve fare ancora parecchia esperienza e deve evolvere la sua tecnica, perché ne ha bisogno, perché ha la possibilità e perché così non sarebbe sufficiente in un altro contesto. Quello che conforta è che sta dimostrando di avere via dall'angolo, una grande continuità. Via dall'angolo. Ottimi questi colpi. Precisi, bello il destro che ha fatto traballare per un attimo Bellingà. Undicesimo round, leggermente segnato sotto l'occhio destro Moncelli. È un braccio di ferro, è una lotta estenuante
per entrambi. Via Felice, attenzione al sì, l'arbitro deve fare attenzione a Benicà che usa troppo spesso i gomiti e la spalla. Colpi stretti bellissimi di Moncelli, bello il destro, che segno. Però purtroppo questi colpi non hanno più potenza e quindi anche quando sono giungono a segno come in questa circostanza non sì. fanno più sono danni. Importanti però per i giudici sì, che sì, sì, sì. considerano certo. il certo. colpo come punto di punteggio. Quarta secondi, certo il ritmo è altissimo. Siamo da entrambe le parti. Stiamo assistendo a un match difficile per entrambi. Io credo che anche Bellinga, che ha combattuto a livello internazionale, non si poteva aspettare un avversario del genere qua giù in Puglia. Io non mi aspettavo che Bellinga in questo chiudi, round... Lega deve legare, non deve continuare a subire quei colpi. È l'undicesima ripresa, è una ripresa che Bellinga comunque si sta portando a casa. A questo punto deve legare, deve cercare di risparmiare energie. Ha fatto così bene all'inizio del round e adesso ha rovinato tutto perché Bellinga ha reagito ed è arrivato a segno con una grande quantità di colpi in maniera precisa, sì, potente. Poi, dalle corde soprattutto Felice non riusciva più a replicare e a proteggersi. Le sue braccia diventano sempre più basse e sono curioso di sapere cosa ne pensa il suo tecnico. Andiamo subito all'angolo. Andiamo all'angolo di Moncelli. Metti con le braccia basse, chiuso, abbottonato, mettiteci addosso. Se vuoi recuperare, ginocchio addosso, addosso, Felice. È l'ultima ripresa. Devi ragionare, Felice. Oh, Felice. Certo che Felice, l'undicesimo guarda, round guarda, però Felice, è stato Felice, combattutissimo. L'ultima ripresa sei campione. Ce la portiamo a casa. Devi ragionare. Dentro fuori e ti chiudi. Non alzare il pallone, abbassare. Vai. Eh sì, avete sentito all'inizio, parlava praticamente di gamba dentro e ti appoggi, cioè vai a legare. In realtà a seconda dell'utilizzo della gamba può anche non essere consentito. Ecco, siamo all'ultimo round. L'ultimo round, sì. L'ultimo round di un bellissimo match e del battesimo sulla lunga distanza per Felice Moncelli, babyface. Contro un avversario corretto, bravo e che non merita i fischi che in qualche occasione si sono levati. Va bene il tifo, belli, ma la risposta immediata di l'avversario va applaudito Moncelli quando è corretto. Ai colpi lunghi di Bellinga che... guardano, si scrutano, ragiona, non l'ha trovato. Il jab di Bellinga arriva a segno però e lui non lo deve prendere, deve partire per primo. Ecco il destro, ecco, sì, così questa è la ripresa più rischiosa. L'occhio sinistro di Moncelli è gonfio. Ecco così, 1-2 1-2 precisi che sono arrivati. Due pugili preparatissimi per un incontro sulle 12 riprese che non ha avuto tregua per un attimo. Ecco, non si deve mettere in questa situazione Felice Moncelli, deve stare chiuso, deve riuscire a ragionare nonostante tutto, no, cosa difficilissima. Non deve fermarsi. Perché questi sono i momenti più rischiosi. No, non deve fare così. Deve così andare via dall'angolo innanzitutto. Rovina tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso, proprio in questo momento. Via dall'angolo, Bellinga Felice. Sta facendo le cose che avrebbe dovuto fare Moncelli. Ecco così, la replica, però non rimanere all'angolo. Via, riportati al centro del ring, alza le braccia. Bella la schivata
che ha mandato a vuoto Bellingham. Via subito, provarci ora, mancano 30 secondi. Chiudere in bellezza. Nonostante le braccia siano diventate pesantissime. Forza, 20 secondi. L'ultima bella azione. Per porre un sigillo, per convincere i colpi per primo, per i giudici primo. Che dovessero essere ancora i tuoi in dubbio. Colpi. Bellissimo questo gancio. Forza, Felice. Felice, tu porta i colpi tuoi devono essere. Perché... Forza, ultimi secondi, ultimi 10 secondi, ecco, via, ecco il calcio sinistro. È finita. Con un gancio sinistro bellissimo. Bellissimo. Sembrava il timbro, e il sigillo, marchio, esatto. Il sigillo. Di un bellissimo match, un match che ci ha consegnato un campione che deve essere ancora forgiato, ma è un campione che potrebbe dare, potrà darcelo, auguriamo grandi soddisfazioni a livello internazionale all'Italia. Un incontro durissimo, un incontro bellissimo perché entrambi fino all'ultimo round, anzi direi che proprio i due ultimi round sono stati i più combattuti. Undicesimo e dodicesimo round sono stati due round che sono stati veramente il sigillo al combattimento. Allora il cartellino di Dario Barone, il nostro regista, grande appassionato di pugilato, e quindi lui è attento alla regia, ma non dimentica neanche di fare il proprio cartellino, è di un punto per Moncelli. Andiamo a vedere. E sarebbe giusto che fosse così. E sarebbe giusto, certo. Un incontro comunque combattutissimo, due atleti molto preparati, atleticamente anche. Correttissimi sempre, perché non c'è stato, certo, nella foga della battaglia logicamente c'è stato qualche colpo, ecco, bravissimo, ecco. Avete visto Felice Moncelli che faceva segno di no al pubblico, di ululare, no, sì, di non fare bu a Bellingham, di non fischiarlo, certo. E anche in questo devo dire che questo ragazzo di Corato si distingue. Certo, se c'è un avversario da non sfottere proprio Bellingham. No, proprio Bellingham, no, assolutamente, assolutamente. Dobbiamo solo aspettare il verdetto dei giudici, perché entrambi meriterebbero di vincere, diciamo. Noi vediamo da parte del nostro atleta un piccolo vantaggio che potrebbe essere quello della vittoria. Allora, ascoltiamo il verdetto. Allora, ecco la cintura della International Boxing Federation e adesso la lettura dei cartellini da parte del ring announcer Valerio Laman. No. Ripeto, a maggioranza, quindi unanime. A maggioranza. Giudice Rea. Rega 116 a 112. 116, giudice 112. André Pasquier 115 a 113. Giudice Hook 114 a 114. Alla luce di questi cartellini vince questo incontro ed è il nuovo campione internazionale IBF dei pesi super welter, da Corato Mari. Eh sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, quasi non ci sperava più, ma ce l'ha fatta a portare a casa questo titolo vacante IBF Felice Moncelli. Al di là del verdetto, devo dire che è stato un match combattutissimo da entrambi gli atleti, che il merito di una vittoria poteva essere da una parte come dall'altra senza scandalo, come non è scandalo la vittoria di Moncelli. È un match conquistato sul ring
non è di quelle vittorie chiare, forse, ma forse la il 116-112 di Regan non c'era. No, quello è troppo. Però siamo d'accordo e non per campanilismo, ma siamo d'accordo perché almeno fino alla sesta settima ripresa c'è stato un pugile che ha fatto il match, un pugile che ha tenuto il centro del ring e che ha costantemente la fidanzata e ha costantemente preso l'iniziativa, ha portato delle bellissime combinazioni a segno in tantissimi momenti. E poi sì, c'è stata una flessione dovuta anche alla mancanza di energia. Allora, vediamo se ce lo portano al microfono perché siamo comunque in chiusura. C'è Antonio Perugino della Lega Pro Box che si sta prodigando per cercare di afferrare l'inafferrabile Muncelli, che viene abbracciato da tutti perché in questo palazzetto dello sport sono tutti concittadini e amici. Ecco, forse siamo riusciti a farlo scendere. E nel caos e negli abbracci piano piano arriva. È un cammino assai breve ma diventa lunghissimo. Diventa lunghissimo. Ecco, c'è praticamente ce lo afferrano in continuazione. Grazie. Grazie a te, bravo, per lo spettacolo, bravo. Per lo spettacolo che hai regalato. Allora, la prima domanda. Il campione! La prima domanda è, la telecamera è lì, e com'è questo mondo delle 12 riprese? Abbastanza duro. Io mi sono... Aspettate un attimo, voglio il mio maestro qui, per piacere. Eccolo qui. Sono per un piccolo infortunio alla mano. Sì. Ho dovuto preparare il mio match in meno di un mese. Ho avuto 25 giorni di allenamento. Ho dovuto perdere parecchio peso perché da 78 kg sono dovuto arrivare a 69, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Quindi devo ringraziare il maestro mi ha dato la giusta motivazione, la giusta grinta per andare avanti. Ecco, come ha fatto il maestro? Chiediamoglielo, qual è stata la chiave di volta? Noi abbiamo ovviamente cercato di studiare tutto il possibile sui difetti dell'avversario, abbiamo cercato di fare più strategie possibili per quello che poi sarebbe potuto essere l'arma per poter portarsi a casa il titolo. Abbiamo lavorato in poco tempo, come ha detto Felice, però abbiamo cercato di fare il massimo studiando ogni minimo particolare, dalla giusta alimentazione, dal piccolo peso per poter fare il potenziamento, dai tempi giusti per poter allenare. Abbiamo fatto tutto il necessario. Felice, è un problema per te perché in Puglia si mangia molto bene. Sì, è un problema. C'è stato anche il problema delle vacanze natalizie, ecco. Quindi ho dovuto un po' ridurre parecchio. Certo. Nino, ti volevo fare una domanda. Considerando che tu sulle 12 riprese non avevi mai combattuto neanche vicino alle 12, Vabbè, tranne per il campionato cui italiano, è stato un traguardo questo difficile da raggiungere. Come è stata la preparazione? Questo mi rivolgo. La preparazione è stata giusta. Anche al tuo allenatore. La preparazione preparazione così importante, perché abbiamo 12 riprese portate con questa velocità, con questa energia, è incredibile. Complimenti. Grazie. Ci siamo allenati tanto. Poi gli ultimi guanti che ho fatti con il mio amico Massimiliano Buccheri, sì, Valerio Ranaldi, che devo e Vincenzo Bevilà, che devo ringraziare tantissimo. Ho avuto un piccolo problema muscolare al bicipite destro, quindi eppure mi sono dovuto fermare. Io volevo ringraziare innanzitutto il mio maestro,
Simone D'Alessandri, mio padre, che nonostante le mille difficoltà riesce a portarmi avanti, facendomi stare a Roma tranquillo, senza tenermi con la mente libera, la mia ragazza che mi sostiene sempre. E poi il tuo pubblico, no? Il mio pubblico, i tuoi concittadini. Il mio pubblico, i miei amici. Ecco. Scusate, sono un po'. Volevo ringraziare innanzitutto il mio procuratore Davide Buccioni. E anche Laura, un bacio. Ecco. Poi un'ultima cosa, scusate. Questa vittoria sì. È dedicata soprattutto per mia nonna, che oggi non è potuta essere, non è presente, perché ha avuto un infarto il 24 dicembre. Quindi questa vittoria è per lei e per mio amico Angelo, che adesso non c'è più. Ciao Alessio. Guarda, prima di congedarti, nelle ultime riprese tu hai preso tantissimi rischi, forse troppi. Sì. Abbiamo visto la preoccupazione dal tuo angolo. Sì. Più volte ti hanno detto di cercare di ragionare, è difficile in quei momenti ragionare. Questa esperienza io credo che ti servirà per avere gli elementi su cui lavorare in futuro. Sì, la tua generosità ti porta a scambiare costantemente. Quando ci sono dei momenti in cui bisogna fare un passo indietro. Migliorare. Purtroppo ho solo 21 anni, ho cominciato a combattere nel 2010, quindi sono 5 anni di pugilato. Certo. E ho raggiunto questi massimi risultati grazie al mio allenatore, che ha sempre creduto in me e mi porta sempre avanti, mi dà la giusta grinta, la giusta voglia per andare avanti. Vabbè. Grazie, bravo, maestro. Bravo. Allora, grazie, certo. Grazie allora a Felice Moncelli, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. E la tua generosità adesso, che hai mostrato sul ring, generosità. La stai dimostrando anche fuori, grazie nei confronti dei tuoi collaboratori. Grazie, complimenti. Grazie, signor sindaco. Grazie, bravo. Grazie. Ecco, allora, nel pieno dei ringraziamenti noi andiamo a concludere questa diretta da Corato. E eccoci, ci mettiamo, veniamo quasi travolti da Corato di Bari. Un combattimento bellissimo, incredibile, bellissimo, perché è stato assolutamente, assolutamente fino alla bellissimo. Fine dei 12 round con un pugile che non aveva mai combattuto su quella distanza e che per lui era inusitata, era difficilissima. Ebbene, è riuscito a farlo. Il suo allenatore certamente è servito, ma il suo temperamento, il suo fisico sono stati... Grazie allora, grazie, buonasera a tutti, grazie a Dario Barone, alla sua regia e a voi tutti per averci seguito.